Cari amici, noi oggi cercheremo di parlare della menzogna. Parlare della menzogna significa far presente come siamo dominati da governanti che vivono esclusivamente inventando menzogne. Ieri, in uno dei pochi programmi interessanti, me l'hanno riferito comunque, di un noto intrattenitore pubblico, detto Santoro, si è parlato delle questioni relative a Moro e hanno fatto vedere in maniera molto chiara come in relazione al rapimento e conseguente uccisione di Aldo Moro i responsabili politici si siano riuniti e abbiano detto che dovevano assolutamente raccontare delle cazzate e delle balle, perché uno di loro ha detto, ed erano i massimi esponenti del potere politico dell'epoca, tra essi ovviamente il Massimo, il Rex Maximus, c'era il buon Cossiga che se ne intendeva, e hanno detto, ma anche il buon Andreotti, sì, ma comunque compagno Cossiga, di partito, sì, non ce lo scordiamo mai, sì, Cossiga è più che sufficiente. No, il quale e poi detto, c'hanno i rimorsi di tarda età, preagoniale. No, ma c'hanno dei rimorsi per modo di dire. cui poi scrivono dei pamphlet, sì, ad uso e consumo dei boiardi, sì, loro successori. Sì. Dunque, non tanto del popolo. Ricordo un titolo di un libro di Cossiga intitolato Gli italiani sono gli altri, mi pare che sia estremamente pertinente. Allora hanno detto, diciamo quello che ci pare, tanto questi bevono di tutto. Questa è la realtà. Allora, cari amici, questa è la realtà che io ho potuto comprovare ieri in una riunione di un'assemblea condominiale, dove ovviamente mia moglie ha potuto, e con questo chiudo qui, perché voglio fare una postilla. Diciamo a premessa di tutto quello che stai dicendo te, avrei dovuto farla prima, ma non sapevo il tema che affrontavi. Allora, la menzogna è l'essenza celestiale quasi di tutte le dittature, perché le dittature senza la menzogna non possono sopravvivere. Perché? Perché se la gente parla col proprio vicino al massimo, perché c'è anche il rischio che ti denunciano all'Ovra, ti denunciano, sì, al KGB, alla CIA, alla Stasi, al Mossad, alla Stasi, eccetera, questi compari. E tutti i vari compari, anche adesso, perché guarda ad esempio quello che succede in Israele, dove il dissenso è completamente annullato. Muori o sei in carcere o sei morto per qualche incidente. Esatto. Questo per dire della dittatura israeliana che è in atto in questo momento, in cui i Falchi hanno preso il potere una decina d'anni fa e stanno portando avanti questo progetto delinquenziale della a qualunque costo la permanenza sul territorio invasi, certamente. Sul territorio invasi che non gli competono, di cui sono arrivate decine di condanne da parte dell'ONU e di tutte le istituzioni internazionali, e loro continuano tranquillamente a farlo. Ma la cosa appunto che contraddistingue le dittature è il controllo del dissenso e della comunicazione e della verità, della possibilità di discutere su fatti reali. Questo oggi in Italia, come sappiamo bene, dal 75esimo, siamo arrivati al 75esimo posto per libertà di espressione, di comunicazione, di scrittura, siamo arrivati al punto in cui laddove invece, contrariamente a quello che dicono loro signori, dal punto di vista economico dopo lo svisceriamo per bene. Vabbè, come vuoi. Dai. Allora, seguita. Allora, la menzogna come strumento di governo, laddove, ripeto, è successo ieri nel mio condominio, dove è stato possibile ad una sola persona di incastrare un'amministratrice delinquente che esercitava il suo potere di latrocinio e di mistificazione e di usura e di ricatto
puntando sul fatto che buona parte delle persone dei condomini sono anziani, ignoranti, ben pensanti e soprattutto teste di cazzo. Allora io mi auguro che qualcuno veda volgarmente questo... dette teste di cazzo, che però esprimono una pletora di concetti. Esattamente. Allora vi faccio vedere un testo che è rimasto fondamentale, ed è questo, uno dei più grandi scrittori del XX secolo, Solzhenitsyn. Che è Solzhenitsyn: vivere senza menzogna. Questo è l'ideale di una persona. Beh, Solzhenitsyn non era proprio quello che dicevano i media all'epoca, che fosse quel personaggio così libero di pensiero, così immune dai controlli politici, eccetera, eccetera. Non avrebbe fatto poi il proseguo che ha fatto. Sì, vabbè, insomma, magari ce ne fossero 10. Certo, ce ne fossero stati meglio Solzhenitsyn, dei suoi aguzzini. 10 in tutto il mondo. 10 in tutto il mondo a quell'epoca lì. Comunque, proseguiamo. Allora, siccome è vivere senza bisogno, dobbiamo dire alcune cose che rappresentano la verità. Prima però facciamo vedere questo libro, da cui poi leggeremo un capitolo dedicato alle torture che venivano elargite, Cristo volendo, cristianamente, nel nome del Gesù, del buonissimo Gesù, a delle povere donne, poveracce, che non si potevano difendere, in quanto avevano ideato e pensato un sistema, che è quello che voi potete vedere anche in Solzhenitsyn, o in tutti gli scritti che sono stati fatti e dedicati ai gulag, dove venivi incastrato e accusavano delle peggio cose e tu non potevi difendere, per il semplice ragione che, essendo tutte false, che cacchio dovevi dire? Allora, se a te ti prendo... Una teoria, non mi ricordo se era di Socrate o di chi, che dice che il falso è indifendibile. Non è denunciabile. Come adesso hanno fatto nel nuovo ordinamento giuridico italiano, che una volta prevedeva l'onere della prova a chi... ti accusava, no? E quindi anche al procuratore, aveva l'onere della prova. Sì. Non essendoci per esempio l'habeas corpus, certo, non c'era il delitto. Certo, certo. Tu devi provare che c'era il corpo. Invece, certo, adesso quel testa di cazzo lì, ho visto qualche giorno fa che va in televisione questo drammone, no, di questa vicenda cruenta di questo delitto, che gli è sparita la moglie una ventina d'anni fa, sì, e l'hanno, allora, e dice: no, se è stato tu l'hai fatta a pezzetti, e dimostramelo, se no pure è stato io, ma no, tu ma lo devi dimostrare. No, ma il bello, l'hanno condannato a 20 anni senza metterlo in galera, cioè siamo alla follia più assurda, siamo nel delirio, e quando noi diciamo una magistratura di casa, allora, è colpevole, però devi dimostrarlo e lo condanni a 20 anni di carcere duro, oppure non è colpevole, lo devi mettere in libertà, non è che lo condanni a 20 anni e lo lasci a casa. È una cosa allucinante. È folle, è semplicemente allora folle. Siamo nel delirio. E questo perché c'è appunto stata questa serie di diciamo aggiornamenti, fra virgolette, ma con questa magistratura cosa vuoi fare? E con questi codici è possibile anche una cosa del genere. Anche ad esempio quando l'ufficio delle imposte ti accusa di aver evaso il fisco, tu gli dici: no, guarda, è vero un cazzo. No, sì, dice: tu guadagni di più perché c'hai un tenore di vita che è più alto rispetto a quello che sono cazzi miei. Ma parlo di tua madre che è una puttana e che si è spendo tutti i soldi. Basta che uno gli risponde così, e se quello si arrabbia, gli dai un taglio. Allora, quando, un coltello, quando nel 1985 uscì una di queste cazzo di leggi, la prima, che prevedeva che tu dovevi pagare il 98% dell'INVIM, quello che era, che dovevi pagare. Tu l'anno scorso hai guadagnato 100 milioni, l'anno dopo hai pagato, non so, 20 sì, milioni di tasse, l'anno dopo dovevi comunque pagare 20 milioni, ma 19 milioni e 600 mila. Sì. Ma siamo diventati matti, ma che cazzo ne so se io fra un anno vivo ancora, se ho la mia azienda, se è avuto un terremoto, se mi è scoppiato un'arteria, che cazzo ne so, magari sono stato 6 mesi all'ospedale, un incidente stradale, ma tu sei matto? No, sei un matto, sei delinquente. Sei un matto delinquente, perché un matto intelligente fa le cose più serie. Assolutamente sì. Io non
foraggio più sta banda di delinquenti. Esattamente, basta. Esattamente, è molto chiaro. Allora, abbiamo detto queste cose relativamente al fatto appunto al di falso. Queste povere donne accusate di magia e di stregoneria e di essersi congiunte con il demonio, perché cioè un cazzo lungo lì. Avevano ideato per vedere come, capito, il cazzo del demonio andava a sfrugugliare queste povere donne, le quali a un certo punto sottoposte a poi no, devo dire una cosa, c'è una barzelletta che mi ricordo sempre, anche l'ho raccontata a un'amica l'altro ieri, si è sbudellata per tre ore. Cioè, quella del demonio che... No, in cui io dicevo, c'è un cazzo lungo così. Sì, però, allora la storiella è praticamente che due conoscenti molto distanti, non di grande frequentazione, si incontrano dopo un po' di tempo, un bel po' di tempo, mentre parlavano del più o del meno passa una ragazza lì vicino a loro, la guardano tutti e due, e uno dei due dice all'altro, oh, quella prende certi cazzi lungo così, dice, e quello fa, ma quella è mia figlia, dice, ma fini, molto fini. Allora c'è quell'altra, sempre relativamente al demonio, di un tale che si voleva suicidare e messosi davanti a un ponte, sulla spalliera di un ponte, mentre stava per buttarsi nel fiume, viene avvicinato da un personaggio col tight, col cilindro e vestito in maniera adeguata. Elegante, certo. E dice, ma tu cosa vuoi fare? Ma io vorrei suicidarmi per i dispiaceri della vita. Guarda, te li risolvo tutti io, tu basta che mi permetti, è vero, basta che tiri giù i pantaloni, mi permetti. E allora questo dice, oh cacchio, questo mi risolve tutti i casi. Si tira giù i pantaloni e quell'altro fa la sua funzione. Dopodiché quello si riveste e dice, e adesso che cosa mi regali, che cosa mi prometti, che cosa mi mantieni, che cosa hai progettato per me? E quello gli dice, scusa, quanti anni hai? E beh, io ho oltre 50 anni. E ancora dopo, credi a sei cazzate. Sì, dopo 50 anni credi ancora al diavolo. Vabbè. E allora, no, così. Questa è l'Italia, cari amici. Allora proseguiamo nella lettura di alcuni titoli. Questo è il numero della verità, che ci dà una cifra estremamente interessante relativamente a tutti quelli che non sono stati vaccinati. Che non è vero quello che dicono questi che cantano vittoria, perché in Italia ci sono un sacco di gente che obbedendo alle imposizioni governative si sono vaccinati, per cui voi che non vi siete vaccinati, voi siete reietti della società, vaccinati i vostri figli, eccetera. Sono 700.000... Che non l'hanno convinto. E capisci, che non sono stati convinti, 700.000, vagli a mettere un po' di sale sulla coda, va bene? Eccolo qua. Prima menzogna, seconda menzogna. L'inizio della scuola è a rischio per il pasticcio dei non laureati. Questa è una cosa ignobile, questa è una cosa schifosissima. Che incredibile. Allora, hanno fatto una legge, sì, che per insegnare... Quattro soldi risparmiano, no? Non è qui facendo questi tagli del cazzo risparmiano i soldi. Che allora... per insegnare bisogna avere la laurea. Allora tutti quelli che non avevano la laurea, che hanno insegnato fino all'altro giorno, devono andare via. No, ancora stanno insegnando. Sì, fino all'altro giorno sto dicendo. Devono andare via. No, ancora fine anno. Sì, fino all'altro giorno stanno qui, in questi giorni qui. Certo. Fra poco finiscono la scuola. Certo. Questa gente qui non deve lavorare più, dove vanno? A spasso, vanno a grattare i coglioni, a strappare i peli al culo della cosa. Della maestressa. Fedeli. Della Fedeli, ma insomma, che cazzo fanno questi? Ma quando mai esiste uno Stato dove succedono queste cose? Evidentemente, poi qual è successo? Che in questa querela ci sono inseriti i laureati, qua dicevo, cazzo, qui c'è... Hanno cominciato a spintonare, certo, perché vogliono che questi poveracci e poveracce se ne vadano. Ma questo è un assurdo mai presentatosi finora. È la cosa peggiore che uno Stato possa fare, andare contro se stesso.
Ma è chiaro che se tu hai fatto contro una legge, la sua futura generazione, sì, contro il posti di lavoro, tu devi contro il diritto acquisito. Tu devi aspettare il diritto acquisito è un dato di fatto. Esatto. Non lo puoi alienare con un tratto di penna. Il diritto acquisito lo puoi togliere solo dopo processo. Un processo ci vuole. Allora, processo civile, ma sempre un processo, certo, una trattativa, un negozio giuridico. Non puoi togliere un diritto a qualcuno senza averne la, diciamo, legittimazione del diritto e di chi lo detiene soprattutto. E in questo crimine si è fatto, come dire, promotore, promotrice, l'amministrazione comunale di Roma, diretta da quella testa di cazzo che c'è un cumulo di donne che sono intervenute alla politica negli ultimi 20 anni, una più leccaculo e puttana delle altre. Testa di cazzo, quando invece avevamo delle donne politiche, vere, tipo la Nilde Iotti, che sarà stata pure l'amante di Togliatti, tutto quello che volete, ma c'aveva anche del cervello in testa, o quella che... Ma io sto rivalutando Rosi Bindi! Cazzo di puta! Sto rivalutando Rosi Bindi! No, ma io mi riferisco a quella che era partigiana e che fu ministra. Ah, sì, che sì. Si dimise lei, sì, è stata la prima dimissione di un ministro, sì, lo ricordi? Sì, come no? Che era della commissione, era il presidente della commissione della per il delitto Moro. Ah, del delitto Moro della P2, anche. Certo. Capito. Come cavolo si chiama? Non mi ricordo mai. Vabbè, siamo stati. Era una suffragetta anche lei. Vabbè, però era una con buoni sentimenti. Questa, ad esempio, che infrangendo qualsiasi principio, questa qua, figlia le coppie gay, l'Appendino, appendi sto cazzo, guarda. Appendino prova a farsi una legge per conto suo, ma non puoi fare, non puoi farlo perché non c'è la legge. Voglio dire questo. Allora, notizia di oggi, l'avevo già detto qualche giorno fa, ma di sfuggita, lo dico di nuovo. Allora, dall'inizio dell'entrata in vigore della legge sui matrimoni gay, e cioè mi pare da giugno-luglio dell'anno scorso, sì, se ricordo bene, o pseudo-matrimoni, a oggi sono stati celebrati circa 2.800 e qualcosa matrimoni, di cui appena dopo 8-9 mesi, no 10 va diciamo, il 78% è rescisso. Certamente. Cioè questo a dire l'assoluta infamità, indegnità, illogicità, innaturalità, di queste convenzioni. Resta innaturale. Anche se gli metti sopra una tiara di questo maledetto Papa, resta sempre innaturale, capito? E resterà sempre, perché non è vero. Il cemento di un vero matrimonio sono i figli, punto e basta. Ma i figli propri, non quelli comprati o fatti partorire su commissione. Che faranno tutti una brutta fine, mi dispiace per loro, di questi ragazzi. No, faranno una fine autonomamente, senza intervento esterno. Fanno una brutta fine per cazzi loro, perché sono deviati mentali. Fino a 2 anni fa il Consiglio Mondiale della Sanità definiva l'omosessualità una malattia psicologica, psicosomatica. E hanno fatto in modo le lobby dei figli di puttana, che sappiamo bene, delle multinazionali della finanza e delle farmaceutiche, di quant'altro, certo, hanno fatto in modo di far cambiare la definizione sui vari testi giuridici e sui vari testi di studio, sì, accademici e quant'altro. Restano aleatori comunque, sono modifiche che restano aleatorie, perché si ritorna sempre, senti, alla normalità. Io conosco bene 2 o 3 omosessuali, ce ne sono, no, 5 o 6, ce ne sono 2 o 3 che sono persone abbastanza equilibrate, perché hanno trovato una loro dimensione, ma ce ne sono 2 o 3 che conosco bene, che stanno proprio fuori, fuori con quelli il balcone. Che pensano di dover fare un matrimonio omosex, quelli sono già bacati per conto loro, e lo sappiamo perfettamente, sono delle esigenze infantili. Parliamo del libro? Come quello, sì, dopo, come quelli degli scemi che vogliono la bambolina, perché per loro il bambino è una bambolina ed è necessariamente, loro li tratteranno come una bambolina, ecco perché dico che questi figli... A cominciare da quel frocio delinquente imbecille nominato Sir, non a caso, dalla regina d'Inghilterra, che faceva Crocodile Rock, come si chiamava? Che, non mi... che...
che suonava comunque un grande musicista. Ma doveva fermarsi lì, come musicista è bravo, mi piace pure una buona parte delle sue canzoni, sono gradevoli, certo. Anche fatte intelligentemente, certo. Ma si doveva fermare lì. Oramai siamo arrivati a un punto di follia e di indiscrezione nella vita sociale, che uno che assurge, che ne so, diventa un pugile campione mondiale come Benvenuti, diventa un manipolatore di masse, no, di consensi, no, e fa politica, no? Beh, Benvenuti no. Sì, come no? È stato senatore pure lui, Sì, ma se no non ha mai fatto niente. Lo so. L'hanno fatto senatore per dargli un per avere aiuti. Ma se lo meritava, Sì, ma meglio lui che altri, certo, questo sicuro. Allora, continuiamo. Lui che sotto in faccia sarebbe preso sul serio. Sì, quindi tanto, e tanto mi dà tanto. E tanti pure. Certo. Allora, un altro articolo, qui semplicemente ci limitiamo a far vedere questo articolo. Politiche di austerità, una minaccia ai diritti umani. Certo. Le politiche di austerità... Certo. Sono fatte come scusante per eliminare i diritti umani, non è vero, è tutto falso, lo diciamo da tanto tempo, e poi dopo Orazio stesso di queste cose ne parlerà in relazione alla presentazione del suo libro. Proseguiamo. Tortora l'innocente linciato dalla stampa cialtrona e massacrato dai magistrati. Un articolo di Antonello Piroso, è importantissimo questa cosa, eccola qua, ricordiamoci l'avvenimento, vediamo com'è successo e cos'è successo. Devo dire che l'argomento l'ho affrontato molto vastamente, perché all'epoca collaboravo con un giornale decadale che si chiamava La coscienza del cittadino, e quando ebbi la notizia che Tortora era stato arrestato perché spacciatore di droga, io sapevo perfettamente, perché andando per lavoro a Milano e vedevo una televisione privata milanese, una delle primissime televisioni private, in cui Tortora, che era un presuntuoso, un altezzoso, eccetera, si era dimesso dalla RAI perché non accettava imposizioni di questa accozzaglia di prepotenti, e lavorava in questa televisione privata prendendo una netta posizione contro la droga e soprattutto contro lo spaccio della droga. Allora, cosa è successo? Dovendo creare una copertura per un'operazione di una retata che avrebbero dovuto fare nei confronti di circa 150 mafiosi, che cosa hanno fatto? Hanno trovato il modo di accusare Tortora, di modo che tutta l'attenzione popolare è ricaduta su questo personaggio, che all'epoca era oltretutto ai vertici della notorietà per un programma strappalacrime che lui gestiva in maniera molto lacrimosa. E siccome era un programma strappalacrime e tutti lo vedevano, vedendo questo buonissimo personaggio, sono rimasti, l'intero popolo italiano è rimasto scioccato. È rimasto scioccato da questa notizia, e si vedeva in giro questa fotografia di questo povero uomo che dall'oggi al domani hanno messo in galera e andava in giro con le manette nelle mani. Poi cosa è successo? È successo un ferocissimo attacco al primo processo di Tortora, non dico tutto il resto perché andatevi a informare, la storia è molto lunga, quello che mi interessava è dire queste cose. La Procura della Repubblica di Napoli, chiaramente un camorrista, lo dico e lo ripeto perché l'ho scritto all'epoca, fece un attacco veramente ignobile nei confronti di Tortora, dimostrando con ciò che quel procuratore della Repubblica era obiettivamente un camorrista di primo piano. C'è scritto qua, il 19 maggio 1988 moriva la più illustre vittima della mala giustizia nel nostro paese. Scandalo per cui nessuno ha pagato. È che nessuno
ha pagato per aver dichiarato all'autorità giudiziaria false dichiarazioni. No, ma il caso è stata tutta un'operazione della magistratura. Io lo so molto no, bene. No, no, loro dicevano che c'era stato no, un pentito. No, assolutamente. Anzi, si sono inventati un indirizzo in un falso elenco di indirizzi presi nelle mani di uno spacciatore di droga. Tutto falso. Anzi, gli inquisitori hanno fatto perfino carriera, certo. Si fa carriera in un ambiente in cui la mafia è controllata, la magistratura è controllata dalla Camorra. Si fa carriera, giusto? Allora, all'epoca, e ve lo posso anche tirar fuori, perché ovviamente è un articolo brevissimo che io scrissi, tra l'altro, all'epoca, prima di dire quello che ho scritto io, ricordiamo che... Tortora fu difeso da pochissime persone, e ricordo che ne parlai con un notissimo giornalista che ci stimava molto a noi della coscienza del cittadino e che è stato per lungo tempo direttore della Nazione di Firenze, per poi diventare articolista di fondo del Tempo, e si chiamava Enrico Mattei, esattamente come il famoso Enrico Mattei. L'ho conosciuto anch'io. Enrico Mattei è stato un grande giornalista con una grande esperienza, ci parlò benissimo di Enzo Tortora, andammo a incontrarlo io e il direttore del nostro giornale La coscienza del cittadino, Domenico Moreschi, e ci parlò molto benissimo di Tortora, però anche lui non ebbe il coraggio di prendere posizione. L'unico che prese posizione in maniera definitiva è stato Giorgio Pisanò, che con la sua rivista che si chiamava Il Candido, oppure precedentemente Il Secolo XX, non ricordo, perché lui passò, poi creò prima Il Secolo XX e poi quando stava per morire Guareschi prese Il Candido e gestì Il Candido per una ventina d'anni dopo la morte di Guareschi, e non ricordo bene, fu difeso, però quando Tortora ritornò, perché vinse finalmente le cause, aiutato in questo dal Partito Radicale, quando Tortora, che di cui faceva parte all'epoca Domenico Modugno, anzi fu Domenico Modugno che si prodigò per salvare Enzo Tortora, queste cose le dobbiamo ricordare. E Enzo Tortora però, quando tornò e ricominciò con il suo programma Portobello, dimenticò completamente che l'unico che lo aveva difeso a spada tratta era Giorgio Pisanò. È una piccola deviazione che dobbiamo fare, ma se sto qui sto per parlare e dire le cose come stanno. Io scrissi testualmente questo: il fatto che Enzo Tortora sia stato condannato dimostra che è innocente. Se volete, qualcuno viene a casa e gli faccio vedere quel numero del giornale in cui risulta questa. No, bello, ieri mi sono andato a leggere la sentenza di appello della mia causa, no? Sì. Allora dicono praticamente, dalle fotografie non si evince se il danno subito da Orazio è precedente o anteriore al fatto che si esamina in questo momento. Sì. Ma se c'è pure la data sulle date, sulle fotografie, che cazzo, c'è un pacco di fotografie così, secondo loro non erano sufficienti. Cioè, una follia, cioè gente fuori di testa, talmente lucubrante che è proprio fuori della razionalità. Enzo Tortora fu poi preso ad esempio da tutti coloro, il sottoscritto compreso, che hanno sempre sostenuto le origini psicosomatiche del tumore, a cominciare dal grande professor Nicola Pende, che aveva concepito l'idea della neuropsicoendocrinoimmunologia, e lì c'è scritto tutto. Neuropsicoendocrinoimmunologia. Se tu hai qualcosa che ti colpisce nella psiche, questa si ripercuote immediatamente nella tua immunità e quindi resti vittima del tumore. E questa è stata una cosa molto importante che voglio dire, perché qualsiasi movimento che poi è nato
a seguito, movimenti in nome di Enzo Tortora, erano tutti movimenti che sostenevano anche a spada tratta l'origine psicosomatica del tumore. Mi pare di aver detto tutto per quanto riguarda Enzo Tortora, il quale poi morì, poveraccio, e morì subito. Perché? Perché gli venne un tumore ai polmoni. Attenzione. Beh, lui suonava come il turco, eh. Non significa niente, perché è lo stress che gli ha provocato, perché prima il tumore non ce l'aveva. E io conosco un'altra signora che abitava qui vicino, che per causa di un grande, terribile stress dovuto al fatto che il figlio aveva avuto un incidente e era rimasto paralizzato, anche lei fumava e gli è venuto un tumore alla bocca. Ma e te credo. Però se il figlio non fosse stato colpito da questo terribile male, lei non avrebbe avuto il tumore alla bocca. C'è una causa scatenante, no? E questa è una cosa molto importante. E ricordiamoci bene, che cosa ha detto il dottor Hammer, che è stato perseguitato per tutta la vita finché è morto? Ha detto che il tumore che nasce da uno stress va a colpire l'organo maggiormente interessato allo stress. Ecco perché Enzo Tortora, e mi ricordo le sue ultime interviste che fece dalla clinica dove stava per morire a qualcuno che lo intervistava dalla televisione, erano di uno che aveva un tumore ai polmoni, perché chi parla, chi ottiene il successo televisivo, lo ottiene perché parla, cioè i polmoni. Per questo ha ragione il dottor Hammer, avete capito? Ecco, per questo il dottor Hammer è stato perseguitato. Oh, vi voglio far vedere un'altra cosa che è molto importante, li prendiamo da questa bella rivista, che però ogni tanto dice anche qualcosa di serio, che tutta sta roba qua si basa esclusivamente sul marketing, sul mercato, e quindi il mercato deve essere sempre falso, il mercato deve dare sempre un'immagine positiva di tutto quello che viene proposto. Violetta come Pretty Woman, eccola qua, è molto bella. Carina. Sì, è molto bella. L'ho selezionata proprio, eccola qua. Violetta come Pretty Woman, che c'è scritto? Le opere di Giuseppe Verdi, questo è un articolo di Gaetano Moraca, le opere di Giuseppe Verdi sono ancora attuali, perché in fondo noi italiani non siamo poi così cambiati rispetto a 150 anni fa, ed è vero, i preti lo sanno perfettamente. Dalla figura infatti adesso chiedono i soldi e fanno vedere dove vanno a finire i soldi. Sì, li fanno vedere appunto, nel culo a loro. Dalla figura dell'intellettuale all'inadeguatezza della classe politica, dalla disparità tra nord e sud del paese al maschilismo imperante, un libro ha analizzato le opere verdiane per scoprire che le contraddizioni e i problemi di cui soffre l'Italia di oggi sono gli stessi che il compositore portava a galla già nell'Ottocento, da ateo sposato in chiesa e con figli illegittimi, conosceva bene il nostro carattere. E aveva perfettamente ragione. Ne avesse fatti tanti di figli illegittimi. Un grande uomo come Verdi, che viene ancora sentito con emozione dai paesi, tutti i paesi del mondo. Ma è normale che lui c'ha tanti figli. L'andavano a trovare a gambe aperte le donne. Sarebbe stato scemo se non. Ma siccome i preservativi allora non c'erano neppure le pillole, giustamente. Ma giustamente doveva fare dei figli e faceva bene. Poi se la faceva con queste cantanti, con queste attrici. Certo. E poi c'è un'altra cosa dedicata ai lupi, che voglio farlo vedere perché è importante. Nelle favole c'è sempre il lupo. Ecco, nelle favole c'è sempre il lupo. Il grande Rudyard Kipling, nel suo fondamentale, che resta un testo ancora fondamentale, ancorché ispirato all'esigenza di esaltare le imprese dell'imperialismo inglese, però questa sua similitudine
con il lupo, tant'è vero che lo scautismo, che ha preso la sua mitologia proprio da Rudyard Kipling, aveva denominato... Reynard si chiama. Sì. Reynard Kipling. Ah, Rudyard. Reynard. Rudyard è scritto. È scritto Rudyard, scusa, È scritto Rudyard con la Y. Rudyard o Reynard? No, Rudyard. Rudyard è scritto. Vabbè. Non a caso i bambini... Scusa, c'è ragione te. Rudyard. Allora, i bambini piccoli li chiamano lupetti. Non è un caso. Vi voglio leggere semplicemente una piccola frase. Questa è stata scritta da Carla Safina. I lupi sanno chi sono. Chi sono i loro familiari. Amici e nemici, provano sentimenti, hanno ambizioni, elaborano strategie e sfruttano alleanze. E soprattutto eleggono i migliori. Lasciandosi definire dalle loro relazioni. Lasciandosi definire dalle loro relazioni. Per questo li ammazzano i lupi. Proprio come noi, perché gli esseri umani sono animali. Ma magari gli esseri umani sono animali, io conosco solo si iene. Ricordassero di essere animali. Io conosco solo iene, conosco vampiri, questa gente qui conosco iene. Vero Franceschiello? I lupi sanno chi proteggere e chi attaccare e come difendere qualcuno fino alla morte. Il loro bisogno di distinguere l'amico dal nemico è qualcosa che noi condividiamo. In ogni caso ricordiamoci... Condividavamo. Il lupo è un simbolismo dell'antica Roma assieme a quella dell'aquila. Aquila e lupo, e infatti vincevano. Se tu vuoi intervenire su questo, sì, oppure volevo solo... chiudevamo e ripartivamo. No, ripartiamo un'altra cosa però. Però volevo far vedere... il mio libro in formato CD. Questo è un CD slim box, contiene il mio libro di 230 pagine circa, e l'ultima edizione penso che sia riuscito bene, sicuramente meglio delle altre. Per chi vuole, allora, è di copertina a 11,75, però chi lo vuole brevi mano a 10 euro oppure per posta raccomandata, che spediamo sempre a 16 euro come raccomandata, 16 euro plico, chi vuole ce lo comunica e glielo mandiamo via email, tempo 4-5 giorni glielo mandiamo, sperando che l'ultimo che ho spedito sia arrivato. Non mi ha fatto sapere niente, infatti. Vabbè, questa è una cosa. L'altra cosa è che invece stiamo preparando, perché lui mi sta facendo la prefazione, un altro libro. Mentre questo era, diciamo, di emancipazione culturale generale, con evoluzioni anche abbastanza complicate nei capitoli finali, ma insomma, ecco, diciamo, puramente descrittivo, ecco, informativo. Qua invece siamo a un libro che è una raccolta elaborata ovviamente di alcune delle denunce contro le banche, che arriverà ad essere attorno a 240 pagine, forse 245, e in copertina ci ho messo, qua purtroppo siamo troppo alla luce, non si vede bene, comunque una banconota emessa dalla Reichsbank della Repubblica di Weimar il 15 febbraio del 1924, che sopra c'è scritto 100 billionen mark. Allora uno dice dunque milioni, bilioni, quindi sarà miliardi, quindi 100 miliardi di marchi. No, errore, perché in Germania billionen significa migliaia di miliardi, quindi siamo di fronte a una banconota di 100.000 miliardi di marchi. Riflessione: a che cosa serviva? Perché la Germania? Perché oggi? Perché l'emissione bancaria? Perché a chi serve? Perché a chi vuole danneggiare? Chi è danneggiato? È un libro, diciamo, da una parte evolutivo di alcuni concetti
e soprattutto indagativo, nel senso che indaga e va a analizzare, diciamo, un po' più nel merito tutte le problematiche di ordine bancario, ma anche filosofico, anche finanziario, anche sociale, economico ovviamente, storico, ma anche questo, perché fa riferimenti a molti aspetti, anche attualissimi, del comportamento non solo delle banche, ma anche della politica, anche delle motivazioni che inducono certe fasce sociali a certe decisioni e a certe riflessioni, a certi ripensamenti, no? E così via. Quindi ecco, è un, diciamo, è uno strumento un po' più elaborato di consapevolezza rispetto a quello che diciamo, era arma letale, ovvero cambiare sociale. Cioè qui il titolo, ecco, il titolo è già indicativo, un po' lungo, ma tipo alla Lina Wurter, Wertmüller. Ecco, tipo la Lina Wertmüller, e cioè sopra la panca si dice la capra campa e sotto la panca la capra crepa. Invece questo è modificato: sopra la banca come sotto la banca, la cupola prospera e lo schiavo arranca. La rima è perfetta, tutta, perfetta. Ci stiamo, esattamente. Non so se è un endecasillabo. Wertmülliano. E quindi questo per dire che andiamo a scavare un po' più a fondo. E quindi metteremo a disposizione della gente che vuole, e soprattutto che intende e che pretende e che desidera e che agisce, degli strumenti per poter operare in perfetta legalità, non come gli amici purtroppo deviati del popolo unico o dei legali rappresentanti di se stessi. Ah, a proposito, l'altro ieri ne hanno messo in galera due, Ma va. Sì, sì. Perché erano recidivi. Del popolo unico? Sì, praticamente erano stati sanzionati per aver non aver vaccinato il figlio. Ah. E io questi non riesco a rintracciarli, se qualcuno ha i nomi, telefono, cioè le vuole comunicare, possiamo fare delle cose per loro. Comunque nella loro assoluta ingenuità e incompetenza, fidandosi di quello che hanno detto dal vicino di casa o dalla signora Cesira di fronte, praticamente avevano aderito a questa diciamo moda di non riconoscimento dello Stato e quindi registrazione loro e dei figli sotto il nome scritto in minuscolo e senza tutto il maiuscolo, per cui andando a inserirsi in una categoria che non è qui il caso da affrontare, che è troppo lungo l'argomento, e però disconoscendo anche la legge, giustamente anche in questo caso, ma hanno agito male, la legge sulla obbligatorietà dei vaccini, per cui avendo loro quattro figli, tempo fa era stato coinvolto in questa vicenda della sanzione il figlio, il terzo figlio, gli era stato sottratto alla patria potestà, erano andati a prelevarlo dalla casa famiglia, credo di aver capito era così, dove l'avevano ricoverato, capito? Sì. Già c'era stato questo precedente. Invece l'altro ieri hanno praticamente sottratto alla loro diritto genitoriale l'ultimo figlio, il quarto figlio. Loro sono andati presso la casa famiglia o la coppia di affidatari a cui era stato assegnato questo bambino e l'hanno portato via. I carabinieri immediatamente li hanno catturati e il bambino l'hanno riconsegnato di nuovo alla famiglia. Alla casa famiglia o alla famiglia affidataria. E loro due se li sono bevuti. Adesso non so se l'avranno rilasciati dopo di che, ma il fatto che loro continuano a ostinarsi, sono stati arrestati per il fatto che non volevano dichiarare la loro generalità e loro insistevano nel volersi far riconoscere secondo i documenti che si erano fatti
modificare dall'anagrafe. Al che giustamente i carabinieri di quel pezzo di carta ci si puliscono il culo. E giustamente, ma in questo caso, quello che loro non capiscono, poi ti lascio la parola, che questa gente non capisce, che loro mettendosi al di fuori dello Stato si mettono al di fuori delle leggi italiane, e quando la legge italiana sancisce degli obblighi tu non puoi fare a meno di far finta, te ne dovresti andare prendere a noleggiare un catamarano, a metterti alla boa a 24 km, a 12 miglia marine, a 24 km della costa, e lì non ti rompe il cazzo nessuno perché sei in acque extraterritoriali, ma nel momento in cui tu entri nei 12 miglia marine ti fanno un culo tanto, è chiaro? Allora qui chiudiamo questa cosa, perché dopo, no, aspetta, nel prossimo video riprendiamo il discorso, perché sennò diventa troppo lungo. Allora aspetta, ricordo il futuro prossimo libro che andremo a pubblicare, che si chiama Sopra la banca come sotto la banca, la cupola prospera e lo schiavo arranca. Per ritornare al discorso di questi popoli unici, dobbiamo fare presente che noi personalmente comprendiamo perfettamente l'istanza di libertà che loro esprimono. È stata la stessa che ci ha, diciamo, indirizzato a fare quello che facciamo. Esattamente. Né più né meno. Esattamente. Però com'è che a noi non ci arrestano? No, se non che no. Com'è che noi vinciamo delle cause? Loro hanno fatto un errore. Loro hanno fatto un gravissimo errore, che è quello di mescolare un'istanza che poteva andare avanti per conto suo col fatto dei figli. E allora qui si vengono a scontrare due fattori e tu non puoi compromettere questi fattori. È tutto lì il discorso. Allora, se tu non hai dei figli, puoi portare avanti un discorso di un certo tipo, ma ti ricattano su quell'altro. Ecco, questo è il punto. Poi voglio far vedere. Ma questo è, come dicevo, ho detto tante volte, è sempre, come tutte le questioni sociali e politiche, una questione di predominio di potere. Cioè, tu eserciti il potere, sei più forte, e tu puoi avere tutte le ragioni che cazzo ti pare, ma sei più debole e sei aggredibile e sei perdente. Certo. Dove sta il vantaggio di mettersi a uno scontro frontale in cui sei certo di essere perdente? Oltretutto, a meno che tu non abbia questo spirito di proselitismo attraverso il sacrificio personale, certo, cosa vuoi, che non consiglio, vuoi fare il martire, non lo consiglio. Un altro articolo è molto interessante, è questo, e che poi commenterò, questo è un attore il quale dice: a 39 anni ho capito cos'è un uomo, meno male, perché c'è una marea di gente che a 39 anni ancora non ha capito un cazzo, nemmeno che cosa vuol dire, e pur non essendo froci, ricordiamocelo bene. Bambocci all'italiana, io chiuderei qui perché nel secondo video io devo leggere un capitolo di questo fondamentale testo, di cui invito i nostri amici l'acquisto. Chi è interessato a conoscere la verità di Santa Madre Chiesa deve leggere questo libro. Chiudo? Sì.